Maurizio Buleri, la sua missione riguarda un nuovo tipo di propulsione. Lei sa già di che cosa si tratta, immagino. Credo di sì. Non fate caso al gommone, questo è un laboratorio. E questa storia è nata qualche tempo fa nell'hangar di una startup in Italia. Un team di 35 progettisti e un'altra decina di persone hanno ideato e poi realizzato Deep Speed. Lo hanno immaginato, poi lo hanno disegnato e infine costruito con le loro mani per darlo a noi di The Boat Show, per testarlo. Bulleri, è pronto per la missione? Perciò, ora che succede? Giri la chiave. Questo gommone così attrezzato pesa 1,5 tonnellate, escluso l'equipaggio e il carburante. No, il carburante no, qui non c'è il carburante. Questa è pura energia di batterie. La propulsione oggi è stata tarata a 250 cavalli di potenza, in realtà potrebbe erogarne molti di più e addirittura lo sviluppo di questo Deep Speed di Silence pare che potrebbe arrivare a una potenza di 1300 cavalli per ciascun jet. Immaginatene 4 e scoprirete che possono essere utilizzati anche da un grande yacht, magari anche ultraveloce. Sembra impossibile, ma stiamo provando una propulsione innovativa mai usata prima. Sembra impossibile che un prodotto così rivoluzionario sia stato inventato e sviluppato da una piccola startup. E sembra impossibile che questa società riesca a confrontarsi con i grandi colossi della nautica internazionale. Deep Speed è una propulsione jet completamente diversa dalle altre e la vera novità consiste proprio in questo tipo di propulsore, perché potrebbe essere anche collegato a un motore endotermico, non necessariamente a un motore elettrico con delle batterie. Il suo vero vantaggio è la grande efficienza. E poi c'è un'altra cosa. Ascoltate. Solo il rumore del mare, solo il rumore delle onde, nessuna vibrazione. Silence è il nome dell'azienda che produce tutto il powertrain, il jet, le batterie, i generatori di ultimissima generazione, l'elettronica di potenza e il software che gestisce l'intero sistema. È un impianto modulare, quindi è possibile aumentarne la capacità ed è possibile anche farlo diventare ibrido, aggiungendo un generatore che aumenta l'autonomia. L'impianto si ricarica attraverso una presa come quella delle auto elettriche e Silence fornisce anche le colonnine di ricarica, anche quelle fast charge, tipo quelle della Tesla. Si parte. Lo scatto del motore elettrico è incredibile, insuperabile. Golfo del Tiguglio, anteprima mondiale per Silence Deep Speed. Ah, esce fuori bene dall'acqua. 21 nodi di velocità. Meraviglioso! Condotta di guida del tutto simile a quella di un motore, beh, in questo caso sarebbe fuori bordo su un mezzo di questo tipo. Controllo della direzione impeccabile. Preciso, sicuro, facile. Un po' più di gas. È come avere un fuoribordo,
ma lo scatto, la rapidità con cui passi dalla manetta alla spinta, è quella di un fuoribordo a due tempi, vecchia generazione. Cattivissimo! Il vero segreto di questa propulsione è la sua efficienza, l'efficienza idrodinamica che sembra essere superiore a quella di tutti gli altri sistemi sinora conosciuti. Non sento neanche problemi di cavitazione. E il trim? Proviamolo. 30 nodi, è il momento di alzarlo. E infatti il consumo è rimasto uguale e siamo passati a 32 nodi. Stiamo consumando circa 140 kWh e la velocità massima, giù la manetta. Si corre! Ho il cameraman lì davanti che mi appesantisce un po' la prua. Allora do ancora un po' di trim. 38, 39, 40 nodi! Wow! Silence dichiara che le prime imbarcazioni con questa propulsione saranno varate tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 e probabilmente riusciremo a viaggiare con questo jet nelle acque dell'arcipelago campano a bordo di una motonave per il trasporto di passeggeri di oltre 24 metri di lunghezza. Dite che è una missione impossibile?